Questo video è in collaborazione con Grande Inverno e Fantasia Store, dove se inserirete i codici riportati in descrizione potrete accedere alla vostra percentuale di sconto e con i network Keyforge Italia e Crazy Killing Machine. Buona visione! Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Data la grande richiesta che ha visto diversi forgiatori interessarsi alla prima apparizione di carte foil nella storia di Keyforge, in questo video entreremo più nel dettaglio per vedere come realizzarle. In questo modo ognuno di voi potrà creare le proprie creature, azioni, migliorie o artefatti preferiti a seconda del vostro gradimento. Preparate quindi la vostra forbice con la punta arrotondata, reperite tutto l'occorrente e vediamo assieme come si fa. Andiamo a dargli un'occhiata. Avvertenze! Prima di iniziare, assicuratevi bene di proteggere bocca, mani e occhi, dato che comunque andrete a utilizzare dell'acetone. E nonostante sia un prodotto chimico di largo utilizzo, è bene ricordare che va maneggiato con cura e tenuto lontano da superfici specifiche. In descrizione vi lascio il link dove potrete trovare tutte le informazioni su questo prodotto e che vi consiglio espressamente di consultare. Se invece siete minorenni, svolgete ogni passaggio affiancati da un adulto. Per iniziare la creazione avrete bisogno di questi strumenti: un tagliere di legno, una forbice, dei cotton fioc, un rotolo di carta casa, un sacco della spazzatura per buttare il materiale usato, delle salviette umidificanti, dei guanti da cucina, occhiali protettivi, una mascherina che di questi tempi sono sicuro non avrete problemi a reperire, una vecchia carta fedeltà o potrete utilizzare una tessera scaduta del vostro codice fiscale, un cutter di precisione o più comunemente chiamato bisturi, una riga da disegno o come nel mio caso una livella da muratore, un flacone di acetone. Potrete utilizzare anche quello ad uso make-up per togliere lo smalto dalle unghie, un bicchiere o qualcosa di simile, preferibilmente non di plastica, per contenere l'acetone che utilizzerete, ed infine l'elemento principale, una carta foil comune di Magic dal basso valore di mercato. Non ho provato, devo dirvi la verità, con le carte di Pokémon, dato che la livrea dell'Eolo non mi soddisfa più di tanto. E non se ne parla nemmeno di distruggere una full art, dato il valore che alcune di esse hanno. Ma questi ovviamente sono gusti personali, e se non siete d'accordo con la mia scelta, vi invito a provare direttamente, per poi postare il risultato sulla pagina Facebook di Keyforge Italia, come sempre troverete il link in descrizione, per mostrare a tutta la community le vostre creazioni. Tornando a noi, a mio parere le carte di Magic sono le migliori e quelle che si prestano meglio per lo scopo. Ma vanno tutte bene? Durante le varie prove di smacchiamento non tutto è andato per il meglio. Infatti alcune carte hanno mostrato una resistenza all'acetone maggiore di altre. Avendo tre tipologie di foil diverse, provenienti da espansioni diverse, più o meno lontane nel tempo, solo quelle delle ultime, per citarvi alcuni nomi, Zendikar, Ikoria e Teros, hanno facilitato il processo. Per farvi un esempio pratico, le carte che vi devono interessare sono quelle che hanno la parte inferiore del bordo nero laterale arrotondato. Una volta scelta la carta che farà al caso vostro, prendete il bicchiere o il contenitore che avete scelto e versateci una piccola dose di acetone. Due dita possono più che bastare. Dopodiché utilizzate il tagliere come base per la lavorazione, posizionandoci sopra la carta foil che avrete intenzione di lavorare. Quindi prendete un cotton fioc, immergetelo nell'acetone ed iniziate a passare la parte bagnata sulla zona interna della carta. Dopo pochi secondi inizierete a vedere lo strato di stampa venire via. Fate attenzione alla parte dei bordi e tenete sempre vicino a voi un pezzo di carta casa quando andrete ad agire in quei punti.
Ve lo dico perché il liquido potrebbe compromettere l'integrità della carta, danneggiandola irrimediabilmente. Quindi un consiglio che mi sento di darvi è quello di asciugare costantemente in maniera regolare la zona interessata. Continuate su tutta la superficie della carta per eliminare completamente la stampa. Se dovessero esserci dei rimasugli di inchiostro, basterà passare velocemente con il cotton fioc dove c'è la rimanenza per eliminare ogni traccia residua. Infine, per pulire totalmente la superficie, oramai priva di immagine, utilizzate una salvietta umidificante per portar via l'acetone ancora presente sul fronte della carta e asciugate con un foglio pulito di carta casa. Ed ecco qui, la vostra carta foil, o meglio, la base pronta all'uso, che richiederà un solo passaggio arrivati a questo punto. Per trasformarla nel prodotto finale basterà prendere l'immagine che dovrà necessariamente essere stampata su materiale acetato PVC trasparente adesivo e che dovrà avere delle misure indicative di 8,8 cm di altezza per 6,3 di larghezza, le dimensioni approssimative di una carta di Magic per intenderci, e procedere allo step successivo. Una volta scelta la figura da voler utilizzare, dovrete procedere al taglio per eliminare i bordi bianchi e isolare l'immagine della carta che verrà utilizzata per creare la foil. Per farlo, basterà utilizzare la riga o lo strumento lineare che avete scelto e il bisturi. Posizionate la riga precisamente sul bordo dell'immagine, assicurandovi che ci sia stabilità durante l'incisione. Una volta sicuri, effettuate il taglio con il cutter. E ripetete per i restanti tre bordi. Ora si passerà all'ultima fase della lavorazione, ovvero incollare l'immagine sulla carta. Prima assicuratevi che la superficie foil sia ben pulita. Poi piegate leggermente l'immagine adesiva verso l'interno. Staccate la parte superiore della pellicola bianca dell'immagine e tagliatela con la forbice. Fate combaciare le due estremità inferiori tenendo la carta verticale al piano di lavoro. Fate coincidere precisamente tutti i bordi tra loro e poi con il pollice fate fare presa alla parte centrale dell'adesivo applicando una leggera pressione. Ora utilizzate la carta fedeltà per omogeneizzare la superficie senza lasciare bolle d'aria. Una volta fatto, staccate l'altra metà ancora con la pellicola adesiva attaccata e ripetete il procedimento. Una volta finito, procedete alla rimozione del materiale in eccesso, arrotondando gli spigoli, sempre grazie all'utilizzo del bisturi, e rifilando alcune parti, se ce ne dovesse essere bisogno. Passate infine alla protezione della carta, utilizzando una inner sleeve della Dragon Shield, preferibilmente con la linguetta per proteggerla a 360 gradi dallo sporco, e una bustina protettiva, preferibilmente nera, sempre della Dragon Shield, per oscurare totalmente il retro della carta stessa. Se vorrete, potrete anche utilizzare il file che andrete a generare per creare delle carte full art normali e senza riflesso, stampate su fogli adesivi. Avrà sicuramente un impatto economico e visivo minore, e i passaggi, oltre a tagliare l'immagine in modo preciso, si limiteranno soltanto a centrare bene l'adesivo e poi attaccarlo direttamente su una carta comune di Magic, per poi arrotondare gli spigoli, questa volta con la forbice. Potrà essere una variante interessante, sia per chi non vuole stare dietro a tutti i passaggi che finora abbiamo descritto, sia per chi vuole, come il sottoscritto, una versione holo e normal full art della stessa carta nella propria collezione. E voilà, la vostra foil è finalmente pronta!
Ora non rimarrà nient'altro da fare che inserirla in un raccoglitore da portare sempre con voi o metterla in esposizione su uno scaffale per averla sempre in bella vista. Se vorrete optare per quest'ultima opzione, posso consigliarvi di acquistare uno screen down holder della Ultra Pro e un cavalletto display per potercelo posizionare sopra. Per entrambi troverete il link in descrizione, così che potrete, con questo binomio, dare un tocco di classe in più alla vostra creazione. Quindi, se avrete seguito tutti i passaggi alla lettera, avrete raggiunto i tre stadi fondamentali per la realizzazione di una carta foil: la selezione della candidata, lo smacchiamento e la realizzazione finale. Per facilitarvi nella lavorazione, in descrizione vi ho lasciato una cartella con sia le immagini pronte da stampare, che ho preparato personalmente per la realizzazione di questo video, che i file Photoshop da modificare a vostro piacimento. Troverete tutto lì a vostra totale disposizione e se doveste avere qualche domanda non dubitate a contattarmi, così che la vostra beniamina preferita potrà finalmente prendere vita sotto forma di carta foil. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito ad iscrivervi ai canali che sono comparsi in sovrimpressione per seguire in maniera attiva ogni contenuto e per sostenere la community. In più, in descrizione, troverete la wiki e la pagina di Keyforge Italia con tutte le carte aggiornate a mutazione di massa. E se durante una partita vi verrà qualche dubbio sul come risolvere alcuni effetti, per ogni carta ci sarà una sezione dedicata dove troverete le risposte che cercate. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video!